Buonasera e bentornati alla nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi abbiamo Caterina Cossa. Caterina è una ragazza giovanissima con una passione per il fumetto in particolar modo. Ciao Caterina. Allora, Ciao. Cate, sì, ciao, scusa. Come stai? Bene, grazie, tu? Bene, bene, grazie. Kate, raccontaci un po' tu di te, che cosa fai, come nasce questa passione. Facciamoti conoscere un po' al Allora, io pubblico. sono una studentessa dello IED, studio illustrazione e animazione, ma ho iniziato con i fumetti molto prima di iniziare questa scuola. Ho iniziato perché ho scoperto che il fumetto è il modo con il quale riesco meglio ad esprimere quello che voglio mostrare. Soprattutto molto meglio delle illustrazioni fisse perché mi permettono di raccontare una storia, anche se breve, e di trasmettere meglio le sensazioni. Ho iniziato nel 2018 con l'Inktober, che è una challenge nata su internet, che consiste nel disegnare una volta al giorno, per tutti i giorni di ottobre, qualcosa con l'inchiostro, con una parola che viene data dalla pagina ufficiale. Con questa challenge ho iniziato a fare un fumetto al giorno, è stato faticosissimo, ma ho scoperto che non esiste nessun altro modo per parlare meglio di ciò di cui voglio parlare. E da lì non mi sono mai più fermata, ho pubblicato i miei fumetti, un sacco di persone hanno iniziato a seguirmi perché hanno apprezzato la mia sincerità e da lì è diventata praticamente la mia vita. No, hai detto cose molto belle e anche molto interessanti, ci hai dato molti spunti con la tua presentazione perché hai subito detto che appunto il fumetto ti permette di esprimerti, perché cosa cambia con la rappresentazione del fumetto rispetto a rappresentazioni che insomma si possono definire più statiche? Il fatto Perché che... illustrando un'immagine sola, poi sicuramente ci sono illustratori che sono in grado di mostrare tutto benissimo con una sola immagine. Io ho scoperto che anche con l'aiuto di parole, anche se poche, riesco a trasmettere anche l'ansia, perché in quattro pannelli puoi creare una storia, puoi creare colpi di scena, puoi raccontare molto di più. Che poi è la magia dell'incontro tra parola e immagine, è sempre quello che il fumetto comunque fin dagli inizi ha sempre insomma, ha avuto molto successo, ha riscontrato molto successo nel pubblico proprio per la sua capacità espressiva. Quindi capisco anche la parte dell'artista che si approccia a questa modalità. Quindi insomma per te è abbastanza recente la scoperta del fumetto, parliamo del Sì, quindi. 2018, e prima invece ti Esatto. dedicavi ad altre forme di disegno? Come scusa? Prima ti dedicavi ad altre forme di disegno? Prima del... Continua. Scusa, dicevamo che l'esperienza del fumetto è abbastanza recente, del Sì. 2018. Sì, queste sono le problematiche date dalla distanza, ovviamente. Non potendo essere in studio presenti, ho visto la situazione. Prima invece ti dedicavi ad altre forme, non so, da bambina anche... Sì, ho provato qualsiasi cosa, cioè comunque il disegno è sempre stato parte della mia vita, sin da quando ero molto piccola. E ho provato anche con l'animazione, infatti adesso studio animazione, e il fumetto ha unito l'illustrazione e l'animazione, quindi perfetto. Ma perché tu leggi molti fumetti e quindi hai voluto provarlo oppure è un qualcosa... No, 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 io in realtà leggo pochissimi fumetti, ma ho trovato lo stesso nel fumetto il modo migliore per potermi esprimere. Cioè, è molto strano perché ovviamente una fumettista si dà per scontato che legga molti fumetti. Io non ne leggo praticamente nessuno, cioè li leggevo da bambina, leggevo Mafalda, le Witch, vabbè, Topolino come tutti, Dylan Dog. Però cioè, non è la mia passione, è soltanto veramente il modo migliore che ho trovato per riuscire ad esprimermi. E in questo caso ti vengono d'aiuto i social, perché tu prima ci dicevi una cosa interessante che secondo me vale la pena approfondire, cioè il rapporto che tu hai con chi ti segue, quindi esprimi Esatto. sensazioni personali con appunto i tuoi fumetti, e però queste vengono poi condivise, quindi evidentemente riesci a centrare il punto. Hai due pagine, raccontami un po' come funziona. Allora, ho la pagina ufficiale, tra virgolette, dove pubblico in inglese e pubblico soltanto fumetti di quattro pannelli, cioè sempre, sono sempre simili come formato,
perché ho capito che la gente sui social vuole qualcosa e se tu cambi li disorienti. Quindi ho creato un'altra pagina in italiano, più che altro perché su kate.jpg, che è la pagina inglese, è iniziata come uno sfogo, quindi come un gioco, come qualcosa che facevo per me stessa. Ma più il pubblico è aumentato, più è diventato come un lavoro e soprattutto si è creato un distacco perché finché hai 100-200 followers riesci a parlare con tutti, riesci, insomma, ti rapporti molto meglio con le persone. A 200.000 inizia a diventare una cosa molto più impegnativa, Certo. diventa effettivamente un lavoro perché hai 200.000 persone che aspettano che tu pubblichi il tuo fumetto, non devi assolutamente deluderli e quindi ho creato quest'altra pagina in cui mettere letteralmente tutto quello che mi capitava, cioè è diventata un vero sfogo perché disegnavo male, non ci mettevo impegno, erano proprio disegni fatti di gesto e questa pagina è seguita da italiani perché ovviamente essendo uno sfogo lo scrivo nella mia lingua e qui è completamente diverso perché senza il distacco linguistico sono in grado di parlare con tutti, rispondere a tutti ed è c'è un rapporto meraviglioso. Cioè, è bellissimo poter parlare con le persone che apprezzano quello che fai e Sì, hai capirsi tutto. trovato uno Ecco. sfogo nello sfogo alla fine. Sì, esatto. Beh, vedi, perché comunque il legame linguistico vuol dire molto, cioè l'espressione comunque delle proprie emozioni più profonde passa per la propria lingua. Questa è una determinante molto importante. Quindi, insomma, e questo ci spiega anche perché il fumetto non è solo immagine, ma è anche parola, direi. Esatto. E in questo caso, quindi, cosa cambia a livello di disegno, proprio di grafica tra le due pagine? Su kate.jpg sono fumetti fatti, tra virgolette, bene. Quindi c'è tutto lo studio, c'è la bozza, il disegno, il colore, le luci, mentre sull'altro sono praticamente soltanto tratti a matita con cioè, il colore di sfondo che è sempre il giallo, la matita nera, al massimo ogni tanto uso qualche linea di bianco, di rosso, ma nient'altro assolutamente. Ed è quello che mi viene sul momento. Cioè, mi sento triste, mi sento arrabbiata, mi sento confusa, qualsiasi cosa io senta, faccio il disegno come viene al primo, cioè buona la prima, diciamo. E via così, come se fosse un diario praticamente. Certo, ma quindi qual è l'iter in realtà? Tu mi hai parlato di una pagina, che è appunto quella, la pagina italiana, che è un po' più dedicata alla velocità, anche se vogliamo, dell'espressione, però quindi mi viene da pensare qual è l'iter, io da non addetta ai lavori, per realizzare un fumetto, cioè come ci si muove. No, scusa, mi dispiace. No, non ti preoccupare, è normalissimo, siamo distanti. Qual è l'iter per realizzare un fumetto? Cioè come ci si muove? Allora, io personalmente prendo sempre spunto da cose che mi capitano, prendo ispirazione da qualsiasi cosa, cose che vedo, che sento. Mi viene un'idea, ho una chat su WhatsApp con me stessa che si chiama Idee, butto giù una frase e da subito mi viene in mente la suddivisione in quattro pannelli. Cioè, subito io ho una frase che ha un tempo che possa dividersi bene in quattro e già inizio ad immaginare come potrei rappresentarla. Poi, quando ho tempo, mi metto lì, le rileggo, ne scelgo una che al momento mi ispira. Prima di tutto scelgo cosa succederà di pannello in pannello, quindi faccio una bozza velocissima con gli stickman su carta. Poi disegno le bozze sempre su carta, scannerizzo, faccio la foto, insomma, importo il disegno su Procreate, su iPad e da lì vado. Cioè, disegno, faccio sempre, cerco di usare sempre tratti molto simili alla carta e da lì di nuovo lo prendo, lo esporto, lo metto sul computer, su Photoshop e uso i colori perché su Photoshop hai livelli illimitati, quindi puoi lavorare quanto vuoi ed è molto comodo. Ok, grazie. Ecco, questo mi serviva anche per conoscere meglio poi come arrivi al risultato finale, perché forse una cosa che ci manca quando noi guardiamo l'immagine, pensiamo che un prodotto sia finito così come lo vediamo, poi, come mi dicevi tu prima, c'è una differenza tra quello che una persona e un'azienda sta anche in quello che la persona che realizza il Esatto. fumetto ci mette la propria vita, la propria pratica, la propria passione. Però una curiosità, perché Kate? Perché Allora, generano un poca confusione. sì, allora intanto cioè, è una cosa in realtà stupidissima che viene da quando avevo 12 anni.
avevo un profilo Facebook che si chiamava Kate Costa e tutti pensavano che Kate fosse da leggere all'inglese, quindi tutti mi chiamavano Kate, ma io l'avevo scritto Kate, cioè proprio all'italiano. E questa cosa mi dava un fastidio assurdo perché dicevo, ma raga, ma c'è scritto Kate, legge. Quindi basta, è diventata un'ossessione e quando i miei amici, perché io da sola non avrei mai aperto una pagina con i miei disegni, i miei amici hanno insistito tantissimo, quando l'ho creata ho detto, vabbè, mi chiamo Kate. E l'hai italianizzata, a quel punto hai detto facciamo il contrario, usiamo l'italiano per scrivere una pronuncia inglese. E comunque ho creato un nome che non aveva mai usato nessuno, beh, perché no, ci sta come nome. Ma il pubblico viene poi recepito nella maniera corretta oppure te lo storpiano comunque in qualche modo? Gli italiani, Kate, easy, e lo capiscono, gli americani, gli inglesi, tutto il resto del mondo, Shade, shit, che è terribile. Beh, dovresti fare una pubblicità. Ho fatto un sacco di storie scrivendo, no ragazzi, adesso vi spiego come si pronuncia Kate. Ho anche pubblicato un libro in cui avevano messo mie tre vignette, cioè non mio e basta. E c'era questo video che presentava gli artisti, c'erano tutti i nomi pronunciati da questo produttore, Shade. Beh, perché loro sono legati un po' anche al mondo musicale, le grandi star, quindi Chate probabilmente ha un po' quel suo fascino, no? Quando pare, sì. Kate, quindi, insomma, ci hai spiegato un po' come realizzi i disegni, ci hai spiegato che la vicenda personale è un po' il movente iniziale, ma allora mi viene da chiederti, non so se ti va di rispondere a questo punto, c'è un racconto, una vignetta a cui sei più legata? Perché ha suscitato qualche emozione particolare, perché è legata a qualche ricordo anche più importante. Allora, ce n'è una che è una delle prime che ho pubblicato per Linktober, che è una vignetta molto semplice in realtà. Cioè, il mio personaggio che costruisce un castello di sabbia chiede aiuto a un personaggio fuori dal campo, ma il personaggio anziché aiutarla tira un calcio al castello di sabbia e lo fa crollare. Allora, praticamente questa idea mi è venuta perché in quel periodo avevo litigato molto pesantemente con un mio amico che se l'era presa con me senza un vero motivo, quindi c'ero rimasta malissimo, non avevo capito che cosa avessi sbagliato, poi abbiamo chiarito, adesso ci vogliamo un sacco bene, però cioè c'ero rimasta davvero malissimo. Avevo fatto questo fumetto e come una magia, come un dono dell'universo, da quel fumetto è partito tutto. Cioè prima mi seguivano in 1000 persone, quel fumetto è diventato virale e ha fatto partire tutto quello che ho adesso. Quindi l'ho preso proprio come un segno dell'universo che diceva magari le cose andranno male, però per ogni cosa brutta ne succederà una altrettanto bella. Quindi... Bello, anche perché comunque l'immagine del castello in quel senso è molto evocativa. Cioè credo che faccia risuonare dentro ognuno di noi vicende diverse, emozioni diverse. Mi fa anche pensare ai sogni nel cassetto che talvolta vanno distrutti, le aspettative che crollano, come dicevi tu. E il tuo amico poi come l'ha presa? Lui non ha mai saputo che parlavo di lui, non gliel'ho mai detto, adesso si guarderà. Ah, oh, quindi abbiamo anche la novità. Beh, lo salutiamo, cogliamo l'occasione sicuramente. Quindi gli amici comunque hanno giocato un ruolo importante, perché tu da solo non avresti aperto questa pagina. Sì, e io non avrei mai voluto, loro me l'hanno fatta aprire per pubblicare i miei disegni, ed erano disegni, cioè sì, personali, ma niente di che. Poi non so bene che cosa mi sia scattato dentro, ma ho deciso di iniziare a parlare di cose super personali, forse proprio perché l'idea di parlarne con qualcuno che non è il mio amico, che non mi conosce, non può guardarmi in faccia, è molto più semplice, cioè... È come prendere il tuo sentimento negativo, lanciarlo nell'internet, dire basta, l'ho tirato fuori, adesso sono libera. E questa cosa è piaciuta tantissimo, cioè moltissime persone mi scrivono tutti i giorni per dirmi sei riuscita a disegnare cose che io non sono mai riuscita a spiegare a parole. E questa è una cosa bellissima, quindi anche quando magari sento qualcosa dico no, mi vergogno, perché adesso comunque i miei amici mi seguono, chi mi conosce mi segue, sa che ho questa pagina, dico... No, mi vergogno, non voglio che lo sappiano. Poi penso che effettivamente ci sono persone in giro che poi leggono il mio fumetto e si sentono meno sole. E quindi dico, beh, sai che c'è? Lo faccio lo stesso. Beh, bisogna vincere la paura iniziale per poi capire che effettivamente
Guarda che l'arte ha quella capacità lì, e visto che non tutti sono poi praticamente in grado di mettere in atto le proprie potenzialità, è anche bello vederlo in un'ottica di aiuto, cioè ultimamente ne parliamo molto, di come l'arte può aiutare in momenti di crisi, è una Sì, poi io non costante. avevo idea che avrei potuto effettivamente aiutare qualcuno, è stato uno shock e è stata una spinta fortissima. Quindi positivo in questo caso il riscontro col Sì. pubblico. Sì, perché è questo il problema, cioè, a me dispiace tantissimo non riuscire a legare tanto con tutti, però effettivamente, cioè, lo scoglio della lingua è grosso, cioè è difficile da superare. Io comunque rispondo sempre, o quasi sempre, a tutti quelli che mi scrivono ed è bellissimo e sono fantastici, cioè io voglio bene a tutte le persone che mi hanno scritto, però è molto difficile essere te stesso quando non stai parlando la tua lingua. Certo, però vedrai che con la pratica questa cosa probabilmente verrà sempre meno, cioè vi avvicinerete strada facendo e poi chissà che magari non serva solo la lingua del fumetto per sentirsi un po' più vicini. Questo sicuramente. Allora, Kate, noi ti ringraziamo sicuramente Grazie. per la spiegazione non solo di come si realizza un fumetto, ma anche della tua esperienza che poi, come vedi, ci ha dato molto dal punto di vista emotivo, dal punto di vista personale, che fa capire a tutti come dietro un semplice disegno in realtà ci sia tutt'altro meno che superficialità e banalità. Mi sento di chiederti prima di salutarti se hai un sogno nel cassetto. Allora, direi poter vivere facendo quello che mi piace, quindi che il fumetto, il disegno, l'animazione, tutto ciò che è artistico possa diventare effettivamente un'occupazione che permetta di fare solo questo nella mia vita, mi piacerebbe tantissimo. Bene Kate, allora io te lo auguro con tutto il cuore e ti saluto, ti ringrazio per essere stata qui con noi. Ciao, ciao Kate. Grazie mille, ciao. E saluto anche il nostro pubblico con il quale ci rivediamo alla prossima puntata.